Benvenuti sullo strano canale. The Speed Freaks Killers è il soprannome dato a un duo di assassini attivi tra gli anni 80 e 90. Questa è la loro storia. Lauren Herzog e Wesley Shermantine. Come a dire il male che incontra altro male. Il connubio di due menti malate che spazzerà via più di una vita senza alcun motivo. Partiamo dall'inizio. Lauren Herzog nasce l'8 dicembre 1965 a Linden, in California. Quello che diventerà il suo migliore amico, nonché complice di terribili crimini, nasce il 24 febbraio 1966 nella stessa città. Il destino li ha fatti venire al mondo a poca distanza di tempo l'uno dall'altro, nello stesso luogo, facendoli poi diventare un duo inseparabile. Linden è l'equivalente di un gruppo di case in mezzo al nulla, con giusto un paio di bettole, e per due ragazzini non c'è molto da fare tranne andare a pesca e cacciare. Lauren e Wesley sviluppano un rapporto esclusivo, privo di quelle esperienze date dal confronto costante con altre persone. Purtroppo, diventando adulti, cominciano ad annoiarsi sul serio e l'unico valido svago diventa la metanfetamina che fa buona compagnia all'alcol. L'abuso di tale sostanza inizia nel 1984, quando hanno 18 e 19 anni. Nel giro di un anno, ecco che il mix tra la coppia e le droghe dà i suoi terribili frutti. Il 7 ottobre 1985 a Stockton, distante una ventina di minuti da Linden, Chevelle Wheelers, 16 anni, scende dall'auto della madre che l'ha accompagnata a scuola. È l'ultima volta che si salutano. La madre se ne va e la ragazza, invece di entrare nell'istituto, decide di prendersi un giorno di vacanza e andare a zonzo con Wesley Shermantine. Quando Chevelle non fa ritorno a casa, la polizia interroga Wesley, che dichiara di non sapere dov'è la giovane, ma nel suo capanno di caccia vengono rilevate delle tracce di sangue che, vista l'epoca, solo nel 1999, con l'avvento dell'analisi del DNA, si scoprirà essere quello di Chevelle. Mancando ulteriori prove per accusarlo, Wesley viene lasciato andare. Solo molto più tardi si saprà cosa è successo a Chevelle. Il tempo passa e Lauren e Wesley diventano uomini, passando da ragazzi scapestrati a criminali senza remore. È il 13 novembre 1998. La 25enne Cindy van der Heijden scompare. Durante l'ultima sera in cui viene vista viva, sosta per qualche ora in due bar diversi del centro di Linden. E in compagnia di chi la troviamo? Lauren e Wesley. Cindy conosce già Lauren perché ha avuto una breve relazione con la sorella maggiore Kim. Sono le prime ore del mattino del 14 novembre quando Cindy si mette alla guida della sua auto per tornare a casa. I genitori testimonieranno di averla sentita risalire il vialetto e di aver pensato che fosse tornata a casa sana e salva. Con tale confortante pensiero erano tornati a dormire per poi scoprire la mattina dopo che la figlia non aveva messo piede in casa. La sua auto non c'era più e nessuno l'aveva più vista dopo la serata passata nei due bar della cittadina. La macchina viene ritrovata il giorno dopo davanti al cimitero locale. All'interno ci sono la sua borsetta, con il poco denaro ancora al suo posto nel portafogli, e il suo cellulare. Da alcuni dettagli che le autorità non rendono pubblici, si sospetta che la ragazza sia stata aggredita e che le sia stato fatto qualcosa di orribile tra le lapidi di quel camposanto. Come per Chevelle Wheelers, il mistero sul suo destino rimarrà tale per molti anni. I detective interrogano il duo Lauren Wesley, che ormai ha una pessima nomea in città, ed essendo Wesley già un sospettato in merito alla scomparsa di Chevelle, si perquisisce di nuovo la sua auto. Sangue di Cindy sui sedili. Dove cercarla? Alcuni conoscenti della coppia di amici affermano di sapere che spesso vanno a zonzo per le vecchie miniere della zona. Si esplorano quindi alcuni pozzi minerari, posti ideali per nascondere un cadavere, ma non si trova niente. Non è la prima volta che lo fanno, e nemmeno la seconda. In due si sta più attenti a non farsi prendere,
ma paradossalmente spesso è proprio il fatto di essere una coppia di assassini che rende difficile restare impuniti a lungo. Visto che si è trovato del sangue nell'auto di Wesley, si cerca di mettere in un angolo Lauren nella speranza che tradisca l'amico e ammetta di averlo visto uccidere Cindy. Si comincia a capire il tipo di rapporto che c'è tra i due, con Wesley che risulta essere il subdolo capo e Lauren il sottomesso tirapiedi. Lauren è l'anello debole di quella corta catena ed è su di lui che bisogna far pressione. E funziona. Lauren comincia a confessare un bel po' di cose, molte di più di quante gli investigatori si aspettassero. Afferma di aver assistito di persona a 5 omicidi commessi da Wesley e di averlo sentito raccontare di averne commessi almeno 25. Tra le vittime che ricorda ci sono un cacciatore al quale Wesley avrebbe sparato intenzionalmente, per pura noia, nello Utah. Seguono due vagabondi, Howard King, 35 anni, e Paul Cavanaugh, 31 anni, trovati nella loro auto, uccisi con un colpo alla testa il 27 novembre 1984. Si scopriranno alcune tracce di pneumatico compatibili con il pick-up di Wesley. La lista continua con Harry Howell, 41 anni, ucciso anch'egli con un colpo di pistola e scaricato al lato di una strada nel settembre 1984. Robin Armtrout, 24 anni, trovata morta in una zona isolata fuori Linden, nuda e con una dozzina di segni di coltellate sul petto e sulla schiena. Che cosa si ricava interrogando Wesley? Praticamente la stessa versione fornita da Lauren, ma al contrario. Wesley non ci pensa due volte ad accusare l'amico, non esita come ha fatto Lauren. Come detto, Wesley è quello che comanda tra i due. È più aggressivo, scaltro, pronto a tutto pur di uscirne indenne. Non è però stato attentissimo mentre portava a termine gli omicidi, perché se è vero che non ci sono testimoni diretti, impronte o armi del delitto, qualche prova se l'è lasciata dietro. Lauren viene interrogato più e più volte e lo si trova sempre convinto sulla propria innocenza, visto che secondo lui non ha fatto nulla, ha solo assistito ad alcuni delitti e per il resto ha solo ascoltato i resoconti di Wesley. È talmente ingenuo da pensare che la polizia crederà ad ogni sua parola e che potrà tornarsene a casa tranquillo. Si cerca di convincerlo a dire dove sono i corpi delle due ragazze che risultano ancora scomparse, Chevelle e Cindy. Lauren e Wesley si rimbalzano la palla, o per meglio dire si rimbalzano una sfilza di cadaveri che ora l'uno, ora l'altro, hanno sulla coscienza. Nel marzo del 1999 vengono arrestati entrambi e accusati di omicidio plurimo. Nel 2001 si svolge il processo di Wesley per l'omicidio di Cindy Van der Heijden, Chevelle Wheelers e altri due di cui si hanno delle prove, quelli di Howard King e Paul Cavanaugh. Lauren si presenta al banco dei testimoni per accusarlo dell'omicidio di Cindy, l'unico al quale, stando a quanto dice, ha assistito. Quella notte lui, Wesley e Cindy hanno assunto delle droghe all'interno del cimitero. Poi si sono spostati in una località ancora più isolata, dove Wesley ha violentato Cindy, le ha tagliato la gola e ne ha bruciato il corpo. Lauren non ha detto o fatto nulla per impedirglielo. È rimasto a guardare anche quando la ragazza lo ha implorato di aiutarla. A fine processo, Wesley viene ritenuto colpevole dei 4 omicidi e condannato a morte. Lauren entra in aula poco dopo e viene giudicato complice di 3 omicidi perché nessuno crede che sia rimasto sempre a guardare. Secondo i risultati delle indagini condotte, ha sulla coscienza, assieme a Wesley, le morti di Cindy Van der Heijden, Paul Cavanaugh e Howard King. Viene condannato a 78 anni di carcere. In seguito i suoi avvocati riescono a rendere nullo il processo e la relativa condanna, perché la sua confessione risulta essere stata estorta in modo non ortodosso. Al posto di un secondo processo, gli viene proposto un patteggiamento: dichiararsi colpevole di omicidio volontario e possesso di anfetamine nel caso di Cindy Van der Heijden e di complicità in omicidio nei casi di Paul Cavanaugh e Howard King. 14 anni è la condanna finale, ma per buona condotta ne sconta solo 11 e ottiene la libertà condizionale nel 2010.
Parenti e amici delle vittime insorgono e chiedono che gli venga impedito di uscire. Le minacce di morte al suo indirizzo si sprecano, tanto che nessuna contea accetta di contarlo tra i suoi abitanti come ex galeotto in libertà vigilata. L'atmosfera è talmente tesa che si adotta la tipica soluzione di farlo vivere in una casa mobile posizionata all'esterno del carcere che lo ha ospitato fino a quel momento. Loren si suicida lì dentro, 2 anni dopo, nel 2012, quando lo informano che Wesley ha intenzione di rivelare i luoghi dove insieme hanno sepolto molti dei cadaveri. Evidentemente, per timore di essere accusato di altri omicidi e di tornare in prigione, si è tolto la vita impiccandosi. Anche se Wesley è ancora in carcere nel braccio della morte, le famiglie di Cindy e Chevelle non possono ancora darsi pace. Vogliono ritrovare i resti delle due ragazze per dare loro una degna sepoltura. Propongono quindi un accordo a Wesley. La sua condanna a morte potrebbe essere commutata in ergastolo se confesserà dove ha nascosto i loro resti. In un primo momento lui rifiuta. Ma poi, come detto, nel 2012, quando gli arriva la notizia che il socio è stato scarcerato, si decide a parlare. A convincerlo del tutto è il cacciatore di taglie Leonard Padilla, che instaura un rapporto amichevole con il condannato a morte. Wesley gli consegna delle mappe sulle quali sono stati segnati i punti in cui Loren ha sepolto le sue vittime. Sì, Loren e solo Loren ci tiene a specificare, continuando a mantenere la sua innocenza come ha fatto fin dall'inizio. Loren da parte sua ha fatto lo stesso, ma ha finito con il soccombere comunque alla forte influenza di Wesley, anche se i due erano separati da tempo. I luoghi sulla mappa sono pozzi e miniere abbandonati in mezzo alle colline e numerose squadre li controllano tutti, rivoltando la terra centimetro per centimetro. Alla fine i resti di Cindy e Chevelle vengono trovati. Almeno 1 migliaio di frammenti di ossa vengono ripescati da un pozzo, assieme a una serie di vestiti e oggetti personali. Altri 3 corpi vengono ritrovati, quelli di Kimberly Billy, 19 anni, e Joan Hobson, 16 anni, entrambe scomparse tra l'84 e l'85. La terza ragazza non è mai stata identificata. Dopo queste micidiali rivelazioni, Wesley smette di parlare con le autorità. Già nel 2013 le ricerche e gli scavi si fermano. Questo perché molti dei punti contrassegnati da lui sulle mappe sono solo delle prese in giro che non portano ad alcun ritrovamento. Ma non è solo questa la causa del brusco stop. Sembra che gli uffici dello sceriffo delle varie contee si siano pestati i piedi a vicenda mentre si svolgevano le indagini, ostacolando e intralciando la ricerca di altri corpi. Addirittura si parla di deliberato utilizzo di mezzi sbagliati che avrebbero praticamente ridotto in polvere molti resti e impedito l'identificazione e la conseguente riapertura di casi chiusi da tempo. Qualcuno voleva chiaramente coprire errori e cattive condotte da parte di agenti di polizia che si erano occupati di tali casi. Nel 2018, però, i fascicoli sono stati rispolverati e le operazioni a suon di ruspe sono ripartite, portando al ritrovamento di altre ossa. Quante persone hanno ucciso Loren e Wesley in totale? 72, come sospetta la polizia, o di più? A quante persone hanno sparato, quante ne hanno violentate, accoltellate, massacrate a colpi di pietra? Nessuno lo sa, a parte Wesley, che ancora oggi, nel 2022, siede nella sua cella nel braccio della morte. I genitori di Cindy e Chevelle possono oggi visitare le tombe delle loro figlie, perlomeno. Ma ci sono tanti altri parenti che ancora attendono e sperano in una telefonata che ponga fine a un lungo tormento e consenta loro di elaborare il lutto. Ancora una volta abbiamo assistito all'incontro di 2 anime perse, una forse più perfida dell'altra, che conduceva il gioco e decideva chi, come, quando, senza un perché, e una che seguiva e obbediva, traendo però lo stesso piacere nel seminare paura, sofferenza e morte. Uniti come fratelli dalla droga e dalla follia finché erano liberi, ma pronti a incolparsi a vicenda pugnalandosi alle spalle, una volta finiti dietro le sbarre. Nel loro caso aveva ragione Pierre Reverdy quando scrisse:
in fondo non si hanno degli amici, si hanno soltanto dei complici. E quando la complicità cessa, l'amicizia svanisce. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!